Buongiorno amici, sono qua oggi per presentarvi una novità che renderà ancora più dolce il vostro Natale. Ecco il Ginger Bell, un preparato con vero succo di melograno che vi aiuterà nel preparare fantastici biscotti o muffin. E adesso vediamo come fare. Partiamo mettendo il burro a pezzetti assieme allo zucchero. E con le mani vado a mescolare il tutto. Andiamo ad amalgamare poi la cannella in polvere con il bicarbonato e il miele. Per ultimo prendiamo il nostro preparato e andiamo a versarlo direttamente sugli altri ingredienti. Adesso ci sporcheremo le mani e andiamo ad amalgamare il tutto. Durante questo processo sentirete subito il profumo di zenzero e melograno. Quando abbiamo sabbiato per bene l'impasto, andiamo ad aggiungere i tuorli e continuiamo ad amalgamare il tutto. Il nostro impasto sarà pronto quando si staccherà bene dalle mani e dalla ciotola e riusciremo a creare un panetto ben compatto. Infarinate leggermente il piano di lavoro e stendete il vostro impasto. Utilizzando uno stampino classico oppure utilizzando gli stampini preferiti andiamo a creare i nostri biscotti. Lo spessore dei biscottini lo decidete voi, diciamo che la misura standard va dal mezzo centimetro al centimetro massimo, ricordate che poi in cottura gonfieranno leggermente. Possiamo anche decorarli con qualche bottoncino di zucchero o cioccolato. I nostri biscotti sono pronti, adesso accendiamo il forno a 170 gradi statico e andiamo in cottura. Il tempo di cottura potrà variare da forno a forno, ma all'incirca 15-20 minuti. I nostri Ginger Bell sono pronti. Adesso attendiamo un attimo che la temperatura scenda e poi li assaggiamo. Vi ricordo che potete utilizzare questo preparato anche per creare dei gustosi muffin. Ora non vi resta che provarlo e usarlo per le vostre ricette di Natale.